È chiaro che è un momento particolare, Andrea. Forse Coppetta, anzi, io toglierei forse, più di tutti gli allenatori è stato quello che ha goduto proprio della massima fiducia di Marco Beccari. Si diceva addirittura che avesse le chiavi del palazzetto a un certo punto, Andrea. Beh, sì, è esattamente così. Quando si parla di pallacanestro piacentino e di Beccari, si parla di Beccari, ovviamente, poi di Coppetta. Questi sono i due uomini che hanno fatto la fortuna, che hanno costruito tutta questa società che, ribadisco, dopo 11 anni è in Serie A2, ma è riconosciuta comunque a livello nazionale come una società molto seria. Quindi, andando a parlare subito con Claudio, che ricordo ha fatto 5 anni da coach e un anno da dirigenza da Beccari, quindi più della metà della storia. Ecco, il ricordo del tuo primo contatto con Marco quando ti ha chiamato per venire a Piacenza a allenare la squadra. Beh, sono ricordi fantastici. Claudio, posso, è C'è chiaro un po' di commozione, ma no, ma è normale ed umano così. È giusto così. È bello e deve essere così, perché Scusa. come no, ma Claudio, vai tranquillo, come deve essere, cioè, il loro, lo dico io, poi chiaramente lo diranno, era un legame che andava al di là di quello che era all'interno di quel bellissimo palazzetto. Perché comunque si sono salutati, si sono ripresi, si sono risalutati, ma ribadisco, quando si parla di Beccari Basket, di Beccari, si parla di Coppetta e viceversa. Quindi Claudio, ritorniamo un attimo, quella telefonata che ti Guarda, fece Beccari, ecco, che sensazioni? Dimmi. guarda, è successo tutto così. Lui mi chiamò e ci trovammo un autogrill in 2 minuti, ma ti posso garantire proprio in 2 minuti i ricordi del passato quando giocavo con Maurizio, il fratello, e lui che era un ragazzino veniva a vedere, perché non avevo abbinato la Beccari SPA a Beccari, perché erano passati 30 anni che io non vedevo più Piacenza e non ho dovuto pensarci un attimo. Ho accettato questa avventura, ho accettato perché avevo riconosciuto in Marco una passione sfrenata e un amore in questo sport che era difficile trovare in altre persone, anche se erano anni che io giravo destra e sinistra. E avevo capito subito che lui era una grande e forte personalità e che lui voleva le cose fatte in un certo modo e soprattutto che odiava la sconfitta. La odiava in un modo talmente viscerale che per ore o per giorni facevi fatica a confrontarti, però ti trasportava in un'intensità mentale, in un'intensità fisica che ti faceva superare qualsiasi cosa. Marco ha lasciato questo entusiasmo, questa passione in tutti quelli che ci sono stati a fianco. È vero, ci siamo lasciati, ma ci siamo lasciati con la consapevolezza che lui era il presidente, le decisioni più grandi le doveva prendere lui e lui le ha sempre prese a favore della società totale. Non poteva guardare e limitarsi solo all'amicizia o al rispetto che avevamo uno dell'altro. E questo era il nostro legame. Senti, Claudio, qual è stato il momento? Ne avete passati tanti, tanti insieme, di bei momenti e anche di brutti momenti, ma il momento più bello a questo punto qual è stato? Beh, ce ne sono stati veramente tanti, anche al di fuori dal campo, perché i suoi inviti, le serate a casa con Caterina era fantastico. Il gruppo che aveva creato era tutto un insieme di stare, le gioie per noi di tutto lo staff, perché io non ero l'unico, tutti i miei collaboratori, in primis era Simone Zamboni, che noi lavoravamo per Marco. Lavoravamo per farlo stare sereno, per farlo continuare a credere in questo ambiente, in questo mondo, e quindi eravamo anche spinti uno con l'altro a cercare di fare meglio, perché con Simone era un confronto quotidiano
proprio perché volevamo che lui stesse bene, che quando veniva in palestra, che tornava dal lavoro, che arrivava con Edo, arrivava con Caterina o con Emma, era il nostro punto di, un nostro traguardo, era che noi volevamo vederlo sereno, volevamo vederlo. Ci siamo riusciti qualche volta no, però le immagini di Montecatini sono... Sì, sono uno delle cose più belle, lo dicevo prima anch'io Claudio, quando mi chiedeva Andrea Crosali dalla conduzione, questo è stato secondo me il momento più bello, quello secondo me è stato, io ovviamente l'ho vissuto da esterno, da giornalista, ma è stato certamente il momento più bello di una promozione che, come tutte le promozioni, è tutt'altro che facile, anche se la squadra era molto forte. Ma secondo te, per concludere questo ricordo di cui ti siamo veramente molto grati, perché ci stai dando un'immagine fantastica, Piacenza quanto deve al Beccari presidente? Adesso Piacenza deve trovare un altro, deve trovare un'altra persona, se ci riescono. Questo è quello che devono portare avanti, quello che ha costruito, devono portare avanti quello che lui ha voluto e ha creato, perché lui aveva tre sogni, e spesso ne parlavamo, in primis lui parlava spesso con noi, con me, quando ci trovavamo in Covid, la famiglia, la Beccari S.P.A., che ha costruito, creato in primis il basket. Queste sono le sue creature, senza tutto il resto. Lui non ha mai girato le spalle a nessuno. Lui, quando mi ha detto, guarda, devo cambiarti, io sono stato il primo di dirgli, è una tua scelta, è la tua forza da presidente questa. Ma bastata un'occhiata per capire che non c'era niente fra me e lui, e penso che sia questo anche tutto quello che, quando sono andato due volte a visitare l'azienda a Cesena a trovarlo, ed era un ambiente di famiglia, era un ambiente socievole, dove buongiorno, tutti col sorriso, dove vedevi che c'erano degli appuntamenti, c'erano delle cose che lui, solo lui aveva. È logico che pretendeva tanto, pretendeva il 100% da tutti, e se tu gli davi il 101% eri nelle sue grazie, il 99% per lui non era sufficiente, come non dovrebbe essere sufficiente per nessuno, soprattutto quel chi ha a che fare con le altre persone, e noi avevamo a che fare con le famiglie, con i ragazzi, con gli atleti, con i tifosi, con gli sponsor. Noi avevamo una serie di cose che dovevamo rispettare, e lui ci ha fatto capire, ci ha fatto imparare che questo veniva prima di tutto, veniva prima anche delle nostre cose private, noi avevamo questo rispetto, lui ce l'ha insegnato e ce l'ha tenuto dentro fino alla fine, perché ancora adesso avrebbe potuto lasciare l'estate scorsa, avrebbe potuto lasciare l'autunno scorso, avrebbe potuto... Lui è andato avanti fino alla fine, è andato avanti avvalandosi anche del grande lavoro dello staff che c'è adesso, avvalandosi del grande lavoro delle persone che ci sono adesso. Però io, una persona, faccio fatica, io ne ho girate d'Italia, in Italia, perché anche fuori dall'Emilia Romagna, ma la sua umanità, che molte volte sembrava anche essere burbero, sembrava essere cinico oppure anche severo, ma poi ti dava dei punti d'arrivo che erano quelli, il rispetto per gli altri, che ci permettevano di costruire la nostra passione. Questo sì, lui per primo. Grazie Claudio, grazie. Grazie del ricordo. Grazie coach. A presto. Ringraziamo veramente coach Claudio Coppetta, e immaginiamo che non sia sempre.